Per esempio, no, a ruota libera, una delle, diciamo, il cervello sta sempre in ebollizione, per un creativo è un continuum pensare, osservare, risolvere, progettare tutto. Uno diciamo, delle spinte che ho avuto è quando seppi, tanti anni fa, ero giovane, che la grande carriera che ha avuto Alberto Burri, grandissimo artista, lui era medico e raccontava che nell'alzare un panno di cotone sporco di sangue nel cestino, c'era il ferito della guerra e tutte queste cose qua, ha intuito in quelle macchie di sangue, in quella tragedia di quel foglio, il messaggio di qualcosa di intenso, capito? Questa cosa poi mi ha stimolato il rosso, unita al fatto che quando ero studente del liceo artistico, mia zia Zitella andava nelle chiese e pregava, e io l'accompagnavo, ero giovane, così, e allora i panni rossi dei cardinali, capito? Il rosso è stato per me, ancora oggi, devo dire la verità, è presente ancora, però mi comincia a stampare, io avevo bisogno del nero. Io invece mi ricordo che proprio da ragazzo ho fatto, tenevo 12-13 anni, ho preso una lastra di zinco, l'ho incisa con una cosa dura, ho fatto dei segni, ho tentato di fare un cavallo di Marino Marini, poi addirittura mi sono inventato il fumo della candela, ci ho messo l'olio, l'ho pulita, poi con un rullo, ci ho cercato di stampare una cosa, questo all'età di 12 anni. Cioè praticamente io, se non dipingo, se non creo, ma tutto, anche a preparare la tavola, che te posso dire, io mi piace mettere il fascio di coltelli, forchette e cucchiai, non come fanno i cacchieri, così, ma li metto tutto al centro, una mappata di roba, poi quelli che devono mangiare, se mi viene una forchetta e mangiano. Beh, appunto, dovendo preparare la tela, perché io ho bisogno proprio del corpo della pittura, questo è importante, almeno per un pittore come me che vive addirittura sessualmente il contatto. Il contatto è proprio. Poi questa lotta disperata per abbandonare la figura, la figurazione, e trovi il muro, l'astrattismo ormai si è consumato, no? Quindi tu, io lotto tra il figurativo e la Ma io penso la pittura è mortale, cioè sì, praticamente c'è una cosa certa, che oggi c'è la crisi, c'è una crisi su che cosa fare sulla tela. Poi c'è questa scuola fissa di sti giovani, magari hanno avuto la fortuna di partire e fare cose figurative, no? Allora se sentono importanti, dico con che occhi a civiltà, se guardo. A Milano, quando sono entrato in questa enorme struttura nera, alta 30-40 metri, larga 50-100, e ho visto le sette torri celesti di Anselm Kiefer, io mi sono sentito la stessa emozione che ho provato davanti alla Cappella Sistina. Queste sette torri tutte scassate di cemento, vetri rotti, cose, sono opere che poi, io se te li devo spiegare, io non sono un intellettuale, se devo fare la pippa che ti spiega, non mi passa manco poco cazzo, io so che il mio cuore, la mia mente, il mio cazzo si muovono quando vedo queste cose e sono felice lo stesso, sono chiaro in queste cose. E quindi è una necessità di vita, perché la meraviglia della vita, secondo me, a parte la natura, l'emozione di sentire la propria voce, di vedere con gli occhi di tutto, è il fatto che l'essere umano è in grado di fare tutto quello che ha fatto e sta facendo, dalla macchina, il computer, le cure, capisci? Cioè la macchina o l'essere umano è una cosa. Io perciò sto sempre incazzato all'idea. Il mondo dell'arte si divide a strati, no? Cioè stanno le star controllate dalle multinazionali, dai potenti, tutto il potere economico,
politiche e tutte, che gestisce star come Hirsch, come Cattela, Jeff Koons, Anish Kapoor, no? E là sono milioni che si spostano. Poi a scendere arriviamo alle merdine come sono io e tutto il resto del mondo, no? Beh, io ti devo dire la verità, io sono una persona pulita, sincera, incapace di calcolare i miei interessi, di fare il calcolo, capisci? Per cui non, io ho migliaia di amici, persone che mi conoscono, spesso mi capita di dire ho sbagliato tutto, la risposta che la danno tutti uguali, e che te ne fotte, hai vissuto, e pensa che è mo' amore, cioè formule che mi hanno rotto cazzo. Io il desiderio che ho io oggi è di vivere nel mio mondo, questa casa che amo, che non è mia, un giorno, e ne vivo i sapori, e vorrei produrre, scrivere cazzate, sentire la musica. Mamma mi ha insegnato a sentire Puccini, così, per esempio, mi manca un bel dì vedremo, a tutto volume, che mi passa il cervello. Amo la batteria, per esempio, io ho qualche CD, rare volte lo trovo nel casino, lo metto e vado fuori, esco fuori dalla vita, non me ne rompo cazzo. 10 minuti di batteria, a me come... Per esempio, un'altra emozione della mia vita è stata quando ero ventenne, ventunenne, vado a Palazzo Reale a Napoli e vedo una mostra Italia-America, a parte Bescian, Sacco e Vanzenti nella bar, capolavori così, scopro per la prima volta Lucio Fontana. Lucio Fontana, che poi da studente l'ho conosciuto a Roma, emozionatissimo, maestro, sono un allievo, lui mi trattò benissimo, un vecchio stupendo, poi morto, vabbè. E c'era una tela di 1 metro, 1,50 m, con 3-4 tagli, intitolata Attese, quella sospensione di quei segni. Capito? Non ho chiesto a me se, ma Cristo, che cazzo fai? Mi sono innamorato pazza e dico, padre, quindi avevo il virus dentro della situazione. Capito? L'errore di fare il museo, la galleria d'arte, le edizioni, io ho speso 300.000 euro almeno per pubblicare libri, giornali e tutto, per inseguire un sogno di cui in un certo qual modo, no che è colpevole, per seguire l'esempio di questo grande uomo che è stato Marcello Rumma, il marito di Lia Rumma, che era il mio mecenate, io appena è morto lui ho continuato la sua missione, solo che lui teneva i soldi, io no, quindi mi sono indebitato, cioè se tu pensi 1 milione di euro buttati a pestum, per cui io ho dovuto svendere, sopravvivere e tutto, ho inquinato il mercato, oggi per me è difficilissimo ricostruire. Beh, insomma, io sono proprio deluso, capite? Ho detto a Rosa, Rosa, vedi che io... Il 31 dicembre festeggio la scomparsa di Pietro Lista, cioè io, vai tu alla mostra mia, vai tu, e io non vengo, ma il maestro c'ha il cazzo infiammato, inventate una palla, facciamo teatro, allora magari 5-6 operazioni così ti creano un mito, perché io che cazzo dico, piacere, bello, grazie. Io sono veramente, per esempio, io sono andato a un sacco di mostre recentemente. Siccome sono un grande osservatore, se tu sapessi che cosa provo nel vedere questi sguardi, gente, l'assessore che viene, la troietta del caso, questo sei d'accordo tu? È una cosa, un cappellino anni 70, invece che i cappellini... Marcello Rumma era il mio mecenate, lui pensa che meraviglia di essere umano. Mi prendeva le tele, i colori, si presentava a casa e dice Pitt, c'è una cosa che è successa in 74 anni, solo una persona, ma con amore lo faceva. E quindi io l'ho seguito, lui ha messo su alternative, come 3 mostre ha messo, quello dell'arte povera, siccome io avevo questo senso del bricolage, facevo, ha detto approfitta, partecipa pure tu, perché io con la 2 cavalli mia pigliavo Anselmo a Vietri, lo portava da Amalfi, Zorio, capito? Cioè io ho conosciuto tutti quanti. E mi venne l'idea, perché già facevo qualcosa sulla Nuce, la seppellivo nello studio, negli scaldabagni, addirittura
l'ho murata nello studio, capito? Con scalpello ho messo un neon, poi ho ricostruito, ho pittato tutto bianco e con un ago, con uno scavo, ho fatto dei segni di luce. Insomma, e mi venne lo scavo di luce sulla sabbia, che sta pubblicato su tutti i libri di arte povera. La mattina comprai un neon da 50-60 cm, tutto figurato con la plastica, 3-4 strati, lo scotch, e l'ho sepolta nel bagnasciuga dove stava l'acqua, l'ho nascosta là. Poi 150 metri di filo blindato grigio sugli alberi, sono andato in un bar e dico: potete mettere stasera questo coso? E tutti restano là, prese. Poi a mezzanotte la moglie di Alighiero Boetti, Carmine di Matola di Salerno, suonavano il piffero sul bagnasciuga e c'erano un centinaio di persone tutte attorno, telecamere e tutto, e vedevano a me che io dall'acqua scavavo. A un certo punto mi ricordo è stata all'improvviso uscì questa scintilla di luce che nessuno sapeva, fu un'emozione sconvolgente, e poi scomparì dall'acqua ed è stata veramente un'azione, potevo continuare. Ecco, se ero uno furbo procedevo, invece l'arte povera, poi io vengo dall'informale, io sono stato allievo di Mario Colucci, questo grande pittore nucleare, ho conosciuto pure Enrico Bai. Vorrei rinnovarmi, però non mancano i soldi per comprare i colori a tonnellate, perché vuoi mettere un quadro, quando ho visto i quadri di Kiefer dove stanno 6 cm di colore, allora la palla sinistra si piega un po' a me, perché io ho già stendere la spada, capito? Cioè, mi è impossibilità. Allora io sono stato con Liarum allo studio di Kiefer. Lui lavora su un carrello elettrico, la forchetta, il balconcino, prende i bidoni, quelli della cosa, si fa fare dalla fabbrica proprio le tinte nocciola, terre, poi si mette i guanti da lavoro, prende questo materiale e la azzecca sulle tele così. Pensa che quando io dissi, a terra c'erano centinaia di guanti, perché lui poi da sopra, che fa così, no? Cadono i guanti, piglio il telefonino e preme e sale. Dice: Anselm, ma posso pigliare un guante? E me lo firme. Mi disse un no, ma non ci fu tempo tra la mia frase e il no. No. Vedo, sto incazzato ma anche sereno, perché sono io il responsabile della mia tragedia umana, perché io la vivo la tragedia, sono sincero, non ho sbagliato a regalare quadri, a partecipare a mostro gole e merde. Va bene, un bacio, a tra poco, ciao, ciao bello, ciao, ciao. Buono tutto bene a me, c'è cioè, che...